Per 9 anni, Monsignor Sławomir Oder, sacerdote polacco, ha guidato la postulazione per il processo di beatificazione e canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II. Alla vigilia della grande festa di fede, nella quale Papa Francesco proclamerà santo il pontefice polacco e Giovanni XXIII, dà un'ultima occhiata agli arazzi con i volti dei due grandi papi che splenderanno sulla facciata della Basilica di San Pietro. Nel suo studio, dove ci accoglie, c'è una teca contenente alcune reliquie di Karol Wojtyła, tra le quali un frammento della veste insanguinata indossata il giorno dell'attentato, il 13 maggio del 1981. Monsignor Oder, come si può sintetizzare l'esempio di santità di Karol Wojtyła che la Chiesa offre oggi alla venerazione dei fedeli? Una semplice religiosa un giorno si è avvicinata al Santo Padre durante l'udienza e ha sussurrato al suo orecchio la domanda: «Santo Padre, cosa devo fare per essere santa?» Tutta la domanda, alla risposta, il Papa ha aperto le sue braccia e l'ha stretto al suo cuore. E io penso che questa immagine che viene fuori proprio dal processo, un uomo delle braccia aperte, che attira al cuore di Dio le persone, con la sua profonda umanità. Lui, uomo di Dio, radicato nel mistero di Dio, ma anche grande esperto, conoscitore del mistero dell'uomo. Ci racconti l'incontro, la testimonianza che l'ha colpita di più in questi anni di lavoro alla postulazione e cosa le resta di questa avventura umana? Quello che forse mi ha colpito di più è proprio anche il cuore del mistero di Giovanni Paolo II, che diceva che può essere conosciuto soltanto dal di dentro, attraverso il suo cuore, il mistero del suo amore per Dio. Era un uomo di Dio, era un uomo profondamente innamorato di Cristo. Era un uomo anche profondamente consapevole di stare alla presenza di Dio e perciò era un uomo libero, e la sua libertà era la libertà che si dimostrava soprattutto nella capacità di fare una donazione della propria vita, dono di se stesso, era libero da se stesso, e questo si è manifestato appunto nella generosità con la quale viveva il suo ministero, ma anche nel suo rapporto con le cose materiali, con le persone, la povertà come un aspetto della sua libertà e il coraggio, giustizia, anche nel dire le cose scomode, ma le cose che lui poteva dire perché era un uomo libero. Chi ha vissuto più vicino al prossimo santo ne testimonia la grande spiritualità, il suo rapporto intimo con Dio. Ci racconti l'episodio che le hanno trasmesso. Mi ricordo gli episodi raccontati dai nunzi, soprattutto relativi al suo ultimo periodo di vita e agli ultimi viaggi apostolici che ha fatto, quando praticamente alla fine della giornata, portato a peso morto quasi nella sua camera da letto per poter riposarsi, passava le notti in preghiera senza neanche toccare il letto, perché chiedeva che nella sua camera fosse presente il Santissimo Sacramento, e lui passava le notti così, dopo una giornata di totale donazione agli uomini. Poi quell'uomo, ormai profondamente segnato dalla sofferenza, dalla malattia che stava progredendo, ritrovava la sua forza in quella che era la sorgente della sua forza spirituale umana, la preghiera e in modo particolare l'Eucarestia. Alle canonizzazioni del 27 aprile potrebbe partecipare anche il Papa Emerito Benedetto XVI. Lui e Papa Francesco sono profondamente legati a Karol Wojtyła. Ho davvero sentito la vicinanza del successore di Giovanni Paolo II, l'uomo che ha mosso in cammino il processo di beatificazione, di canonizzazione, fortemente volendo questo processo, e ha dato diverse volte la sua testimonianza personale di convinzione di santità come testimone privilegiato di questa santità che ha potuto seguire da vicino, collaborando quotidianamente con lui. A quello che mi colpiva nelle confidenze di Papa Francesco era il fatto dell'apprezzamento della profondità della spiritualità di Giovanni Paolo II e in maniera particolare il suo rapporto con la Madre di Dio. Lui stesso ha detto che veramente ha imparato il significato del rosario proprio guardando l'anziano pontefice con la corona in mano. Sarà in qualche modo presente la figura di quattro grandi pontefici dei nostri tempi,
e alla fine sarà la grande festa della Chiesa che celebra la gioia e la santità di Pietro, che continua a rispondere nella sua Chiesa alla domanda di Cristo: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene.